mi faccino il piacere. Signorina, io sono l'uomo di mondo. Signorina, io sono l'uomo di mondo. È una serata in cui ci sono molte cose diverse fra di loro, molte emozioni, alcune divertenti, alcune esileranti, altre leggere, altre leggermente di impegno, cioè c'è di tutto. Lo svago, il pensiero, come nella nostra tradizione, e soprattutto, visto che questa serata ha coinciso nel calendario, non l'avevamo pensata appositamente, ma la data in cui riuscivamo a essere a Torino una notte era questa, ed è la notte dell'8 marzo. Prima di tutto, ovviamente, un omaggio a tutte le donne presenti, a quelle che non ci sono, a tutte le donne, e questa nostra serata è piena di molte donne. La prima è la più giovane, un direttore di un coro e uno strumento, questo che lei ha avvicinato appunto fin da piccola. Prima girava con un'arpa piccolina, adesso con un'arpa molto più impegnata. Voglino. Allora è molto bello dirvi, nella festa della donna, che Giorgia è figlia di Cristiana e Cristiana è madre di Giorgia. Accompagnata da Giovanni Ruffino, fa un omaggio molto particolare perché presenterà lei il pezzo, ma è un brano di un cantante normalmente interpretato dagli uomini, e invece in questo caso c'è la scommessa di sentirlo dalla sua. Sono un insegnante d'inglese. Ed ora cominciamo con i suoni principali. Il primo suono è il suono the. Il secondo suono è il suono R. Il terzo suono
è il suono Will, di un famoso attore americano, Una notte fonda. Oltre al signore, l'avete capito tutti? State attenti, perché ce ne sono tante altre dello stesso livello di questa. Quando al largo, vicino allo stretto, era un'altra, le faccio una vicinata. Quando al largo, vicino allo stretto, viene trovato il cadavere di una donna, ma non una donna. Comunque ci sono tanti modi per cercare di andare d'accordo con il marito. Per esempio, sul lavoro di casa, no? Io e mio marito andiamo d'accordissimo, perché laviamo i piatti insieme, no? Poi lui li asciuga e io li scopo via. Good evening! Good evening! Ciao! 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 Mette le parole di rabbia. Nelle scatole verdi mette le parole d'amore. Nelle scatole azzurre mette le parole neutrali. Nelle scatole gialle mette le parole tristi. E nelle scatole trasparenti mette le parole magiche. Ogni tanto prende le scatole e rovescia le parole sul tavolo. Così si mescolano a casaccio. E allora le parole le raccontano ciò che accade, oppure le annunciano ciò che accadrà. Scoprirono di essere indios, scoprirono di vivere in America, scoprirono di essere nudi e scoprirono che esisteva il peccato. Scoprirono di dovere obbedienza a un re e a una regina di un altro mondo e a un dio di un altro cielo. E che quel dio aveva inventato la colpa e il vestito e aveva ordinato che fosse bruciato vivo colui che avesse adorato il sole e la luna, la terra e la pioggia che la bagna. Nell'anno 2009, nell'atrio del convento di Maní de Yucatán, 42 frati francescani celebrarono una cerimonia di riparazione per la cultura indigena. Chiediamo perdono al popolo Maya per non aver compreso la sua cosmovisione, la sua religione, per aver negato le sue divinità, per non aver rispettato la sua cultura, per avergli imposto per molti secoli una religione che non capiva, per aver considerato sataniche le sue pratiche religiose, per aver detto e scritto che erano opera del demonio e che i loro idoli erano Satana in persona. 4 secoli e mezzo prima, in quello stesso luogo, un altro frate francescano, Diego de Landa, aveva bruciato i libri Maya che conservavano 8 secoli di memoria collettiva. In quei giorni, ma anche in altri, celebrano il loro festival i narratori che raccontano storie a voce alta, scrivono nell'aria, i cantastorie. I cantastorie hanno numerose divinità che li ispirano e li proteggono. Tra loro
Rafuema, il nonno che racconta l'origine del popolo Uitoto. Rafuema raccontò che gli Uitoto erano nati dalle parole che raccontavano la loro nascita. E ogni volta che Rafuema raccontava, gli Uitoto rinascevano. Seduto, mentre cadeva la notte, uno dei figli portò tutta la paglia che riuscì a mettere insieme, ma la sala si riempì solo a metà. Un altro portò tutta la sabbia che riuscì a recuperare, ma la sala rimase mezza vuota. Nell'anno 1976 nacque la dittatura militare, che scomparve migliaia di argentini. 20 anni dopo, il generale Videla spiegò al giornalista Guido Braslavski: no, non si poteva fucilare. Mettiamo un numero, mettiamo 5.000. La società argentina non avrebbe mandato giù le fucilazioni. Ieri tu a Buenos Aires, oggi sei a Cordoba, domani 4 a Rosario e così fino a 5.000. No, non si poteva. Quando compì 18 anni, il servizio militare lo obbligò a interrompere il mestiere. Lo destinarono all'artiglieria. Un giorno, nell'esercitazione del tiro col cannone, gli ordinarono di sparare contro una casa vuota. Era una casa qualsiasi, isolata in mezzo alla campagna. Lui aveva imparato a prendere la mira e tutto quanto, ma non poté farlo. Gridandogli ripeterono l'ordine, ma no, niente da fare, non sparò. La chitarra aveva un foro nel petto, anche lei. In un giorno del 1967 la chitarra chiamò, Violetta non arrivò, non arrivò mai più. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que me dio los deseos cuando los yo amo.
solo polvere. Arriva col vento a scompigliare i capelli, si insinua tra le pieghe della pelle come un mantello, mi avvolge. Sono solo polveri questi versi sparpagliati sul foglio. A volte non mi sembrano sufficienti le parole che conosco in nessuna lingua che conosco. Polvere ammucchiata a creare immagini in bianco e nero. Mi guardo le mani, unte di olio e ocra. Queste mani troppo piccole, prive di eleganza, sono fatte solo per la terra, non per il pianoforte. Polveri raccolte nel vetro colorano un vecchio muro sfigurato come un magro tentativo di imbrattarlo con mazzi di fiori. Ma io vedo le strade, le code dei cappelli, delle gonne. Anche le ombre mi spaventano. Un azzurro palustre che verte al nero, raccolto, impresso nitidamente, senza il pregiudizio del tempo che passa, perché è urgente, urgente. Ho raccolto i minuti per anni, chiudendoli sotto vuoto come marmellate. A ognuno ho attribuito una tonalità. Alla mia musa concedo il naso storto e la bassezza, anche una certa rotondità che non mi dispiace. Alla musica l'intera gamma di colori che ho a memoria, e tanto non basta ancora. Ho pestato terra fino a far vibrare le mani. Un'imbrattatele sbadata e senza sigillo, con la pretesa di essere nata donna. Non vedo di meno. Non vedo di meno. La mia tela è la memoria. La mia tela è il naso, le orecchie, la lingua, le mani e semmai gli occhi. Okay.
superiore vuole venire fuori perché vuole formare una baby gang di baby boss in baby doll. Sono una consumatrice accanita, bisogno usato affetto dal cuore tenero, le mani bucate, adattivazione vocale biodegradabile. Mi interfaccio da un database, mal database nel ciberspazio. Quindi sono interattiva, sono iperattiva e di tanto in tanto sono radioattiva. Sono un'aria balistica di media gittata, di alta intensità e di scarso profilo. Una scaltra bomba intelligente. Il vostro tailleur, dico menzogne, faccio proseliti, ciurlo nel manico. Sono uno yeti in piena evoluzione, un affarista infallibile dalle azioni in rialzo. Ho un personal trainer, un personal shopper, un personal manager e un personal computer. Non potete farmi tacere, non potete rincredinirmi, perché sono instancabile e senza fili, sono wireless. Difficile da ingannare, me la prendo comoda, seguo la corrente, scivolo lungo il cammino, camminando e gheggiando, scommettendo e vincendo, vagando e correndo. Non mi appisolo, così non mi perdo. Vado a tavoletta e non sbando, festeggio la grande. E all'ora di pranzo sgranocchio uno Slim Fast. Tengo duro, non c'è dubbio, non cambio idea. E dolce in fondo, nessuno mi caga.